perché le persone investono in meme coin. Sono da sempre argomento di forte discussione da parte del mondo dei cripto investitori. Da una faccia della medaglia abbiamo amanti incondizionati di questi token, dall'altra faccia della medaglia invece abbiamo degli investitori seri che ridicolizzano e sminuiscono questi progetti. Da 9 anni a questa parte è una guerra continua tra amanti delle meme coin e chi le odia. Quindi, come avrei capito, oggi parliamo delle meme coin. Cosa sono? Come nascono? Quando sono nate? E soprattutto perché le persone investono in questi progetti? Prima di iniziare ti chiedo un bel like e iscriviti al canale. Se hai voglia di supportarmi mi faresti un vero favore. Da poco siamo arrivati a 1000 iscritti e ne sono contentissima. Ma bando alle ciance, partiamo col video. Partiamo da spiegare cosa sono i meme token. Le meme coin non sono altro che progetti di criptovalute che si ispirano ai meme presenti sul web, ed è da qui che prendono il nome di meme coin. Ormai al giorno d'oggi sui social, su Instagram, Twitter, TikTok e chi più ne ha più ne metta, siamo invasi da qualsiasi tipologia di informazione, tra cui anche i meme. E rullo di tamburi, il primo progetto meme è stata Dogecoin. Ovviamente se voi conoscete le cripto conoscerete benissimo Dogecoin, però facciamo un piccolo recap per capire un attimo come è nata, perché Dogecoin è la prima, chi è stato l'ideatore della coin, così via. È nata 5 anni dopo la nascita del Bitcoin, quindi parliamo del 2013. Da parte di Jackson Palmer, i due fondatori dissero che l'avevano creata per gioco, totalmente a caso. In quel periodo andava forte il meme del cane, lo Shiba Inu. Allora presero il volto di questo meme, diedero vita a un progetto cripto, ma era semplicemente una presa in giro. Perché? Perché in quel periodo si sentiva parlare tantissimo di criptovalute e stavano esplodendo un sacco di progetti che erano molto scam. Ma qualche settimana dopo avvenne l'impensabile. La coin ebbe un sacco di successo, tutti ne parlavano, la community era esaltata e nel giro di poco tempo il valore della coin crebbe del 300%. Moltissime persone si affezionarono a un progetto che alla fine nacque esplicitamente per scherzo, anche se ad oggi è ancora l'unico progetto meme che ha la propria blockchain funzionante. Infatti solitamente le meme coin operano su rete Binance Smart Chain e Ethereum. Oltre a questo si sa benissimo che il mondo delle cripto è abbastanza volatile. Per quanto riguarda le meme coin, sono ancora più volatili delle cripto, dei progetti cripto seri. Le loro caratteristiche sono il fatto che sono molto guidate dalla comunità, come avete capito, e dall'oggi al domani possono guadagnare estrema popolarità se le persone iniziano a simpatizzare per quel dato progetto in modo scherzoso, oppure perché ci vedono una grande opportunità per speculare. Anche questo è da mettere in conto. Tuttavia il loro prezzo può anche crollare inaspettatamente. Un'altra caratteristica che accomuna le meme coin è che hanno un'offerta di coin, quindi un'offerta della moneta quasi illimitata la maggior parte delle volte. Rende il valore delle coin, delle meme coin, molto molto basso, ed è per questo che se arriva anche a $1 una meme coin vuol dire che sta facendo degli sbalzi assurdi. Quindi cosa può rendere, oltre tutte queste cose che vi ho elencato, una meme coin, un token, una shitcoin così popolare, conosciuta, e quindi dire guarda ho messo un cippino, chiamiamo così, il cosiddetto cippino, in una meme coin e oggi mi ha fatto per 10 e ho guadagnato barellate di soldi mettendo 2 centesimi. Adesso capiamo meglio com'è il meccanismo. Oltre alle cose che ti ho elencato, uno dei fattori importanti è chi ne parla. Adesso mi spiego meglio facendo degli esempi pratici. Stai tornando a casa, a una certa incontri il tuo vicino, fate 2 chiacchiere e ti dice ma sai che ho scoperto questa meme coin, questa X coin che è nata da poco, sto simpatizzando per questa, ho deciso di metterci qualcosina giusto per. Allora torni a casa e dici ma vado a dare un'occhiata, decido di investirci anche io qualcosa perché Mario mi ha parlato bene, mi ha parlato che simpatizza per questa meme coin. So benissimo che sto rischiando, si può dire anche il 100%, perché non si sa mai come vanno a finire questi progetti, possono esplodere e poi morire.
e possono andare avanti anni e anni. È tutto un grosso tabù. Eppure decido di mettere il cosiddetto cippino. Stessa cosa può capitare tra amici al bar. Questi sicuramente sono metodi, diciamo, passaparola offline, fuori dall'online, in cui può arrivarti una chiacchiera di un nuovo progetto meme. C'è ancora una cosa più forte, più grande, anzi, ci sono quelle persone più forti, più grandi di noi, persone comuni, tipo, non so, avete presente quell'uomo che è il fondatore di Tesla, SpaceX, che vuole comprare, non so, non ho ancora capito bene se ha deciso di prendere Twitter, come si chiama, Elon Musk? Ebbene sì, lui ha deciso di prendere a cuore Dogecoin. Nel momento in cui ha fatto un Twitter su Dogecoin è scoppiata a bomba, ragazzi. Infatti Tesla, la sua azienda, accetta persino pagamenti in Doge. Pensa che tramite questo tweet Elon Musk ha fatto schizzare Doge del 2000%, facendolo arrivare a un nuovo massimo storico del valore di 0,73 USD in soli 5 giorni. Ma adesso tieniti forte che è arrivato il momento. Ma adesso tieniti forte perché è arrivato il momento interessante del video. Ti ricordo che questi non sono consigli finanziari, parlo di argomenti che mi appassionano, di cui ho piacere a esprimermi e esporre con voi e a divulgare. Niente di più, niente di meno. Fate sempre le vostre considerazioni perché è giusto e doveroso dire questo. Fate le giuste considerazioni, parliamo di Doggo. Doggo? Ebbene sì, qualche settimana fa mi sono imbattuta in questo progetto assurdo. Vi faccio capire subito il perché. Ho cliccato sul sito e mi è comparso questo. Una persona che conosco mi ha inviato il link di questo sito e mi fa: ma cosa ne pensi? Io ho deciso di investirci perché mi sta simpatico il progetto, so benissimo che sto rischiando il 100% perché è una meme coin nata anche questa esattamente per gioco, ma se hai piacere a vedere e dargli un'occhiata, io ti mando il link. Ho guardato il link, ho detto: raga, parziale! Infatti basta andare sul sito di Doggo per capire tutti questi aggettivi che ho dato al progetto. Fuori dal comune, che rappresenta un cane che non ha nulla a che vedere con la razza Shiba, disegnato forse da un bambino. Ed è qui che mi ha incuriosito ancora di più il progetto e ho voluto approfondire. L'interfaccia del sito è assurda. Come puoi vedere nel sito, puoi trovare la simpatica storia di Doggo, quasi commovente, direi per un certo verso. Se vuoi leggertela tutta, non ti preoccupare, in descrizione ti lascio il link del sito ufficiale, mi raccomando, perché nascono scammati di qua, di là, a destra e a sinistra. Quindi in descrizione avete tutti i siti ufficiali, se volete andare anche voi a dare un'occhiata. Come vedi c'è la sezione meme di Doggo, addirittura, dove puoi salvarti il disegno del cane e creare il tuo meme a tuo piacimento. I prossimi due sono molto interessanti: guadagnare, infatti puoi mettere in stake i Doggo che hai comprato e guadagnarne altri. E gli NFT, attenzione, sono la primissima collezione di Doggo, che chi lo sa, magari può andare bene e diventano extra super mega rari come Bored Ape, perché no, magari. E hai la fortuna però di arrivare prima degli altri, perché non esiste una pre-sale qua. Qui il giorno del mint, se tu sei fortunato riesci a comprartelo, se no, figlio mio, mi dispiace. Poi qui puoi veramente vedere di tutto e di più, hanno fatto anche un brand, vogliono creare il brand di Doggo. Se sei una persona che vuole speculare, vuole adora anche il rischio, quindi mi raccomando, mettete sempre soldi che sapete che potete permettervi di perdere. Questa è la cosa fondamentale, eh. Ed ecco perché le persone decidono di investire in meme coin, perché potrebbe essere a tutti gli effetti quasi una ruota della fortuna, insomma. Insomma, o anche addirittura vedere l'interfaccia, vedere un progetto che dice: caspita, non è un progetto serio con magari quella cosa che faremo, questo, facciamo questo, bellissimo, eh? Però simpatizzi, quindi ci rimassi, lo voglio supportare perché mi piace l'idea, come Dogecoin, come Shiba Inu. Mentre poi dall'altra parte ci sono investitori seri che dicono: no, le cripto sono nate per altri scopi, le cripto non sono delle pagliacciate, e via dicendo. È vero, perché alla fine i progetti, cioè le cripto, hanno un altro valore, un altro scopo. Però, ma sì, mettendoci un po' il tutto, alla fine, fin quando non ti fai tanto male. Tra l'altro, parlando di Shiba Inu, è successo appunto qualche giorno fa che il fondatore ha deciso di eliminare tutti i tweet, quasi la maggior parte, e di uscire di scena. Queste cose nelle meme coin possono succedere, ma come possono succedere in progetti che noi siamo seri e poi si è rivelato
il peggio del peggio. Quindi ragazzi, niente, per finire il video, fate le vostre considerazioni, come sempre. Io sono Liliana, iscriviti e metti un like se ti è piaciuto il video. Fammi sapere cosa ne pensi delle meme coin, se ti piace investirci, specularci, o sei della parte degli investitori seri che dice no, le meme non sono fatte per entrare nel mondo crypto blockchain, perché giustamente è normale che ognuno abbia la propria visione. Fammelo sapere nei commenti. Io ti saluto anche perché c'è un botto di sete da bere. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, like, iscriviti. Ciao! Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know.